hanno utilizzato anche... La campagna è come un laboratorio giuridico nazionale in cui ogni giorno arriva una nuova interpretazione della norma a favore del condannato. A parlare il parlamentare Paolo Russo, coordinatore di Forza Italia a Napoli, commentando il caso De Luca. Le responsabilità sono del PD, che ha voluto una candidatura impresentabile, e di Renzi, che ha coperto questa operazione. Ora per farlo governare hanno bisogno di una norma, e se hanno la forza lo facessero. Incalzeremo il governo perché assuma un'iniziativa di verità. Per ora, in modo tartufesco, il ministro degli interni ha detto che verrà sospeso e tempestivamente. Non basta dire questo, occorre dell'altro, occorre dire che sarà sospeso e non sarà posto nelle condizioni di esercitare la sua azione. Guardate, questa norma non serve solo per De Luca, serve per mafiosi, serve per soggetti a vario titolo condannati. Tutti questi non possono guardare le carte della regione, di un ente così importante. Non è che non possono firmare, non possono guardare quelle carte, e men che mai possono nominarsi un vice, un famiglio vice. Noi incalzeremo nelle aule dei tribunali e nelle piazze il PD e Renzi perché venga allo scoperto. Se Renzi non applicherà la legge, lo denuncerò alla Procura della Repubblica. E quanto fa sapere il parlamentare di Fratelli d'Italia Marcello Taglialatela, chiedendo per il presidente della Regione Campania Vincenzo Di Luca l'applicazione della Severino, con la conseguente sospensione dalla carica. La mia sensazione è che tra qualche giorno, sotto l'esame della magistratura, ci sia Renzi. Perché Renzi sta cercando, almeno dalla lettura dei giornali, di eludere la legge, consentendo un differimento della sospensione e quindi di fatto aiutando un condannato che non può esercitare le sue funzioni di pubblico amministratore di mettere in atto atti amministrativi. Quindi io penso che la questione tra breve arriverà all'attenzione del Tribunale dei Ministri, perché mi pare evidente che Renzi sta mettendo in campo azioni che sono atti contrari alla legge.